detto già che sarà possibile intervenire nel dibattito, in un dibattito che vuole essere interattivo. Chi sono i tuoi ospiti questa mattina? Io sono veramente molto molto felice di essere con loro. Alla mia sinistra ovviamente c'è Franco Pepe, farei un applauso perché così scaldiamo un po' l'atmosfera. E alla mia destra Francesco Palladino, che fa parte del team di Franco Pepe. Franco Pepe, insomma, ha bisogno di poche presentazioni, però vedo che ci sono tanti giovani, per cui adesso ricorderemo le sue tappe principali di questa incredibile evoluzione di questa realtà. E allora io vi lascio il palco, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Eccoci qui. Allora, come vi dicevo, se avete delle domande c'è Riccardo col microfono, per cui sarebbe anche molto bello, visto che vedo anche tanti ragazzi che studiano, magari tu tra l'altro ci tieni tanto alla formazione, certo. È giusto che alziate la mano e facciate domande, molto bello se riusciamo a interagire. Io per introdurre Franco Pepe, vabbè, sono felicissima e onoratissima, ovviamente, lui lo sa perfettamente, è stato eletto miglior pizzaiolo al mondo e la sua avventura di Pepe in Grani nasce ufficialmente nel 2012, tra l'altro il nome l'hai scelto tu, vero, che ti occupi di comunicazione, quindi poi dopo ci racconterai anche il lavoro che hai fatto per scegliere un nome così iconico, che oggi è diventato proprio sinonimo di qualità e di alto livello per la pizza. E cos'è successo? Che Franco ha deciso di evolvere, no, quello che era il percorso di famiglia. Lui è la terza generazione di una famiglia che nasce con il nonno Ciccio panificatore, con un forno, poi il padre con una pizzeria e poi è arrivato lui che ha deciso comunque di elevare a un livello alto la pizza e di uscire anche un po' da quello che era il folklore legato alla pizza. Se oggi i grandi pizzaioli, quelli che fanno pizza d'autore, sono considerati alla stregua degli chef stellati, è davvero grazie a Franco Pepe e a personaggi come lui che hanno fatto un lavoro completamente nuovo, un lavoro che forse oggi diamo quasi per scontato. In realtà nel 2012 era qualcosa di completamente innovativo. Pensate che poi nel 2014 Jonathan Gold, premio Pulitzer, definì la sua pizza la miglior pizza del mondo, un giudizio che è stato confermato 2 anni dopo, nel 2014, dalla guida della Fydon, Where to Eat Pizza, una guida internazionale curata da Daniel Young, che pure aveva detto che la sua pizza era la migliore del mondo. E poi da lì una serie di riconoscimenti, di classifiche, era sempre al vertice, Franco, tuttora al vertice. Io vi ricordo solo gli ultimi riconoscimenti in ordine di tempo, a Best Chef ad Amsterdam, sei stato nominato la settimana scorsa, Best Pizza Chef del mondo, Food and Travel Awards pizzaiolo dell'anno e ultimissimo il riconoscimento della guida del Gambero Rosso Pizzeria d'Italia 2022, che c'è stata ieri a Napoli, non so se lo sapete, ma lui è ancora al primo posto con 96 punti, migliore pizzeria d'Italia, assieme a Padoan dei Tigli di San Bonifacio in provincia di Verona. Comunque è davvero la sua carriera, diciamo, che parla da sé. Tra l'altro al secondo posto quest'anno ho avuto la soddisfazione di avere anche La Filiale, che è questa pizzeria che nasce in seno a un luogo magico, un luogo che ha ospitato, no, il mitico maestro, il grande Gualtiero Marchesi, quindi in Franciacorta, e insomma la soddisfazione sarà stata doppia. Ho voluto introdurlo proprio per farvi capire la portata del personaggio che c'è qui alla mia sinistra. In realtà, al di là, secondo me, delle classifiche e dei riconoscimenti, che sono davvero tanti, è proprio bello scoprire il lavoro che ha fatto Franco attorno alla pizza, perché andare da lui non significa andare solo a mangiare una pizza, ma significa davvero fare un'esperienza completa, un'esperienza che ha anche delle implicazioni sociali, perché addirittura Caiazzo, che è il borgo che insomma ospita Pepe in Grani in provincia di Caserta, è diventato un luogo sacro, no? Una meta di pellegrinaggio, da borgo quasi dimenticato è diventato un luogo dove ogni sera ci sono circa 400 clienti, circa 14.000 presenze al mese e persone che vengono da circa 13 nazionalità diverse, no? Avete fatto anche una statistica, e questa è la grande potenza, la grande forza di Franco, ecco, no? È riuscito a trasformare dei luoghi quasi dimenticati, a volte proprio dei deserti, in luoghi emblematici, importanti, in destinazioni anche turistiche. E l'ultima avventura l'hai avuta con Proxima.
E quindi noi parleremo di Proxima perché è l'ultimo progetto firmato Franco Pepe. E io direi alla regia se ci manda un video, perché questo video ci introdurrà a Proxima e ne parleremo ampiamente. Grazie. Di parlare di Proxima Franco Pepe, a me piacerebbe parlare della bottega, il luogo che ha originato Pepe in Grani. Cioè, io quando mi sono incontrato con Franco per la prima volta, in realtà lui inconsciamente mi chiedeva di realizzare una bottega più che una pizzeria. La pizzeria poi è stata un'evoluzione, ma essenzialmente le sue richieste erano le richieste di un artigiano che voleva realizzare la sua bottega. Con Proxima Franco Pepe, in particolare con Pepe in Grani, l'approccio è stato appunto quello di creare con gli artigiani, di creare degli spazi dove sembra sempre che manchi qualcosa, e quel qualcosa è quella tensione, quell'energia che secondo me si stabilisce tra l'utente che sta, il consumatore che sta all'interno di quegli spazi, e lo spazio stesso. Anche nel nuovo progetto troviamo la selezione dei materiali, essenzialmente un design semplice ed elegante, sicuramente non banale, perché in effetti si fonde essenzialmente nella selezione dei materiali, dei colori. Le forme sono sempre le stesse, quindi delle forme semplici legate all'utilizzo e all'impiego del materiale. Stesso il materiale che definisce la forma. Non c'è artefazione nel design, quindi c'è una continuità tra il prodotto e l'ambiente che accoglie quel prodotto. Normalmente l'artigiano all'interno della sua bottega, oltre a realizzare il prodotto, che nel caso di Franco chiaramente è la pizza, realizza anche se stesso. E questa è una cosa che dà un'energia e soprattutto dà un futuro a questo approccio. Ecco, io farei un applauso ideale all'architetto che non è presente, però sì. Ha parlato, vero Franco? È in Puglia comunque. È in Puglia, sì, per lavoro, il lavoro. Nostro Beniamino. Allora, l'abbiamo voluto introdurre così, Proxima, perché è stato un lavoro complesso. Tra l'altro tu lavori sempre in team, certo. C'è sempre una squadra, quindi dietro Pepe in Grani, in realtà lui è il frontman, no? Come nelle band, in realtà c'è tanto lavoro, ad esempio appunto Francesco ti accompagna per tutto ciò che è identità visiva, comunicazione e scelte, e poi hai tutto un team, il tuo architetto, hai anche una nutrizionista, sì, che sì. La Michelina, ci sono varie, esatto, sì, che sì. Ti accompagna in questa avventura. Parliamo di Proxima. Proxima è la prima volta che fa uscire Pepe in Grani da Caiazzo, mantenendo un concept, una sua identità. Sì, però io volevo arrivare al team facendo capire che l'idea di Pepe in Grani, quando sono entrato in quel vicolo e sono entrato per creare una bottega, c'ero io e 7 ragazzi, oggi sono più di 40. L'idea era di fare poco e buono nel modo giusto su un territorio, utilizzare veramente tutto ciò che poteva esprimere il territorio. E l'idea del team, lavorare, quindi diversificare. Quando sono entrato in quel vicolo, sono entrato con le idee ben chiare. Io avevo solo le idee, non avevo nemmeno soldi, infatti mi sono indebitato nel 2012. Quindi sono sceso in quel vicolo solo con le mie idee e la voglia di fare. E la prima cosa era ridare dignità al mestiere del pizzaiolo, quindi scomporre la figura del pizzaiolo e fare una formazione diversa, e quindi lavorare sul team. Creare un ulteriore team che mi potesse dare delle certezze sulla ricerca, sulla pizza, quindi le figure come la biologa nutrizionista, l'agronomo. Creare un team che mi potesse supportare su tutto ciò che si può comunicare. Quindi voglio dire, io quando tu parli di riconoscimenti, io sono riconoscimenti, la prima cosa che ho fatto io, ho chiamato sul gruppo i ragazzi WhatsApp, 43 ragazzi, e li ho ringraziati, perché quella è la forza. E quindi pure la forza di andare avanti e creare
è perché a un certo punto, no, dopo tutti questi riconoscimenti, dopo un percorso, sono 9 anni, il 14 festeggeremo 9 anni di Pepe Ingrani, ma non è da considerare solo i 9 anni, perché è una vita che sono in pizzeria. Certo. E come guardare lontano, come proporsi nel futuro, come poter trattenere, come tutelare quello che ho creato. E quindi l'idea di Proxima, durante il secondo lockdown, poiché io ho avuto tante consulenze, no, non molte, però qualcuna, importanti, cioè da Ginevra, Hong Kong, eccetera, queste consulenze e soprattutto poi guardando pure gli altri, i miei colleghi che si sono aperti alle grandi città, io sono uno che ha detto no alle grandi città, Franco Pepe non l'ho trovato né a Napoli, né a Roma, né a Milano, ma in realtà io mi vado a scegliere quei progetti, esatto, che hanno degli stimoli, hanno degli obiettivi. Non è solo un discorso economico prendere una consulenza. Assolutamente. In questo devo dire che sei stato supereroe da tempi non sospetti. Ma il guarda, tema di quest'anno di FoodEx. Dicevo ieri sera che io sono stato una delle 7 persone, ero seduto al tavolo della Biocca quando è stata inaugurata l'Expo a Milano e lì ho deciso di non andare mai sulle città, perché sapevo, per esempio, su Milano arrivavano tutti e sono arrivati tutti. Sì. E poi io non riuscivo a sentirmi me stesso in una città. E per me è importante parlare di borghi, di territori, di luoghi dove la gente ce la devi portare con il tuo saper fare, se certo, sei capace. Quindi un po' la sfida sono che poi parleremo di Proxima, la prima Proxima che ci sarà nel deserto della Basilicata. Esatto. Quindi discorso qual è? Quindi io volevo tutelare, il Proxima non è un franchising assolutamente, Proxima è un qualcosa su cui ho fatto interagire un team come Beniamino, come Francesco, come altri che mi hanno tutelato su tutto ciò che ho creato. Perché? Perché ho capito che non si può portare solo la pizza, non si può far viaggiare solo il prodotto. Le persone quando vengono da Pepe Ingrani a volte mi ringraziano spesso per l'esperienza, certo, l'esperienza di Pepe Ingrani. E quindi per me era importante creare questo contenitore dove dentro c'è tutto per dire questa è l'identità di Pepe Ingrani, questa è l'identità di Franco Pepe, e se lo vogliamo portare altrove dobbiamo portare tutto il contenitore, dove c'è l'esperienza di sala, c'è l'esperienza visiva, ne parlerà Francesca, l'architettura, ci deve essere tutto, perché chi viene da me e fa tanti chilometri per arrivare da tutto il mondo per mangiare la pizza, se noi vogliamo portare il nostro prodotto altrove non ci possiamo portare solo il mio blend di farina con i prodotti del territorio. Non servirà a nulla, perché se tu non, quando arrivi per esempio a tavola al cliente e non fai capire che quel pomodoro sulla margherita sbagliata è un seme dell'Ottocento, che c'è una piccola produzione sull'Alto Casertano, se tu non lo racconti, se la sala non lo sa raccontare, certo, perde tantissimo perde il mio prodotto. Allora preferisco non portarlo. Certo. Ok? E perciò dico i miei no. E quindi se tu vedi, il team è un qualcosa di importante, perché io l'ho capito da quando sono sceso lì giù, che solo il team. Oggi quei ragazzi, il lavoro del team sulla scomposizione della figura del pizzaiolo, negli anni 70-80 le pizzerie si chiamavano da Stefano, da Mario, perché? Perché l'identità era nella figura fisica del pizzaiolo, e a volte bellissimo, quando non c'era il pizzaiolo dice non ci vado perché manca il pizzaiolo. Poiché io ho sofferto tanto dopo la morte di mio padre a fare il pizzaiolo, ho capito che tutto confluiva su un'unica persona, quando sono andato lì giù ho detto voglio ridare dignità, quindi scomporre quella figura, e oggi ci sono 13-14 ragazzi che riproducono la mia identità di pizza ma nel piatto, quindi il trasferimento dall'identità, dalla figura fisica, l'identità della pizzeria, la figura fisica del pizzaiolo al piatto. Chi sta lì, mangia la mia pizza nel piatto, che è figlia del conosce l'identità della pizza sistema, di Franco Pepe. E oggi i ragazzi mi lavorano 700, 800, 900, a volte pure 1000 pizze a sera, ma diversamente da quando io lavoravo io a mezzanotte, quando finiscono possono pure uscire e fermarsi al bar. Io invece, quando lo facevo io, era un mestiere molto usurante, e quindi per me ridare dignità a quel mestiere è un qualcosa di importante. Io ne ho dialogato ultimamente con i ministri, parliamo di formazione. Poi parleremo anche di formazione. Comunque Proxima è l'idea che durante questi due periodi bui che abbiamo attraversato, e soprattutto durante il secondo lockdown, abbiamo lavorato, perché se altrove si deve parlare della mia pizza, se altrove devo portare i miei sapori, è lì in tutto in Proxima.
È un'eredità, diciamo, no? Un'eredità, ho tutelato un DNA, sì, dobbiamo tutelare quello che abbiamo fatto per il futuro. Certo, infatti il nome Proxima. E poi è una garanzia pure nei luoghi dove noi andiamo, o andremo, voglio dire, perché? Perché noi ci portiamo un'esperienza, significa impegnarsi a lavorare sul territorio. Cioè noi apriremo probabilmente la settimana, cioè il mese prossimo lì a Lavello. A Lavello, quindi in provincia di Potenza, per inquadrare. Io infatti quando vado a Lavello a volte faccio delle storie quando sto arrivando, no? Su quelle strade lunghe dove non c'è nulla. Desertiche. E poi faccio la storia e metto Los Angeles. La gente crede che sono nel deserto del... E quindi voglio dire... Io ho dovuto portare i miei ragazzi lì, la prima volta, ci stiamo lavorando da più di un anno, dove ho detto, ragazzi, rendetevi conto dove dovete lavorare. Cioè, questa è un'oasi, però giratevi intorno, vedete solo paleoliche, ma in realtà non c'è nulla. Perché, voglio dire, portare pure dei ragazzi che io formo in dei luoghi, è quasi importante, rispetto di chi formi, rispetto dei dipendenti. Loro devono trovarsi bene, dove vanno a lavorare. Questo è uno del sì, quando io stabilisco un rapporto di collaborazione, il mio avvocato, la prima cosa gli dico, tutelare i ragazzi che io formo dove andranno a lavorare. Certo, questo è importantissimo, anzi io farei un applauso perché tutti dovrebbero ragionare così, in primis tutelare il benessere di chi lavora. Garantire delle belle condizioni lavorative. Senti, un altro aspetto molto importante di Proxima è che mi raccontavi che vuoi portare proprio il concept di Pepe Ingrani, che ha creato una microeconomia, un sistema che ha valorizzato i piccoli produttori attorno a Caiazzo, e per questo tra l'altro sei stato anche insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, proprio perché ha risollevato anche le sorti economiche di un territorio creando questo sistema virtuoso. La stessa cosa tu intendi farla laddove apre Proxima, quindi in Basilicata in questo caso, mi dicevi che ti stai già muovendo con i piccoli produttori locali, che insomma ieri sera noi parlavamo di questo appuntamento di oggi e ridevamo perché mi diceva insomma che un po' come i Re Magi arrivano tutti i produttori locali a presentare. Creare un appuntamento, no? A Potenza in un locale che era chiuso la mattina, io arrivai con Michele e alla fine entravano due o tre alla volta, mi portavano i prodotti per dire mettilo sulla tua pizza. Cioè è stata una processione incredibile, infatti ho riempito l'auto che alla fine doveva rimanere a Michele a Potenza, perché è stato bellissimo. Quindi è un territorio molto bello, ricco, no? Dove io ci sto lavorando, perché oltre a portare il mio territorio, quindi le mie pizze, le mie ricette che stanno lì a Caiazzo, voglio lavorare sul territorio. Infatti, senti, c'è già qualche progetto, qualche prodotto che ti ha particolarmente stuzzicato? Guarda, ci sono dei formaggi fantastici, formaggi fantastici da prendere in considerazione, veramente, cioè quelle veramente sono molto molto interessanti. Ok. Peperone brusco, però voglio dire, ci sono delle pizze che andranno sicuramente nel menù, che saranno lì solo a Lavello, ecco. come ho creato la Curte Franca lì in Franciacorta, ed è solo in Franciacorta, ma non c'è nel menù di Pepe Ingrani. È giusto che poi le identità, certo, rimangano lì. Le identità lì. Territoriali debbano, sì, sempre emergere, no? E vengano preservate. Senti, io farei parlare anche un po' il nostro Francesco Palladino. Eccomi. Eccolo qui. Perché... Posso dire una cosa di Francesco? Sì. Ma Francesco... Francesco, li conosciamo da quando io lavoravo nella pizzeria di mio padre, che la sua fidanzata Valentina mi fece un'intervista e mi presentò lui. Io dissi, guarda, ho quest'idea di mettermi da solo, di provare questa strada, perché era un momento importante. Io lo dico, io lo racconto sempre, lo voglio raccontare ai ragazzi. Il lunedì in quegli anni era il mio giorno di riposo, io avevo una Fiat Uno, mi pagavo due ragazzi, mi riempivo due secchi di impasto e partivo per Roma, dove il lunedì Antonello Colonne, lo voglio sempre ringraziare, mettevo l'open a disposizione degli chef emergenti, che poi oggi sono tutti gli stellati. Lì tra l'altro ho conosciuto pure Massimo. E il lunedì era un luogo lì con una palestra. E vero, lui mi dava la possibilità di entrare, lì c'era Marco Martini che nella cucina di Antonello, di iniziare le cene degli chef con la mia pizza fritta.
E per me era qualcosa di importante. Io me ne tornavo il mattino successivo sull'autostrada, cioè lì andavo senza guadagnare un centesimo, una lira, però per me erano dei corsi di formazione, entrare nelle cucine con tanti chef. Oggi devo ringraziare loro, io lo dico sempre a loro, grazie di quello che mi avete dato, perché? Perché il panificatore, cioè il pizzaiolo è stato sempre un panificatore, poiché non c'è stato mai un percorso tecnico-scientifico sulla formazione del pizzaiolo, non c'è stata mai un'attenzione su come saper scegliere, accogliere una materia prima, trasformarla e rimetterla nel piatto. Poi soprattutto se oggi ci spingiamo sul sano, non solo sul buono. Certo. Okay? Quindi io lì, attraverso quei corsi, mini corsi di formazione dei grandi chef, ho capito come trattare un pomodoro, come trattare una materia prima, e quindi dico sempre grazie, un grazie a loro. È vero, tra l'altro tu con gli chef stellati, quelle sono state le prime volte in cui ti confrontavi, sì. Però poi hai dato vita, per dire, anche a cicli di cene, no? Con sì, un'autentica sì, stellata. Autentica, la pizzeria più piccola del mondo. La pizzeria più piccola del mondo, questo spazio dove c'è un forno e un tavolo per 8 persone. Sì, 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 sì. E è un'esperienza pazzesca, perché certo. Ci sei te con... con 8 ospiti. Otto ospiti. E lì poi è iniziata così con gli chef. Quella diciamo, è la mia pizzeria, perché dopo aver fatto formazione con i ragazzi ho perso il banco e quindi mi sono creata nella pizzeria, la mia pizzeria, esatto. Con 8 posti. La pizzeria nella pizzeria. Dicendolo a qualche amico chef, vuoi venire, dai, ci divertiamo, no? Qualche invito. E poi è partita autentica stellata, perché l'ho dovuto dire a tutti. Io telefonavo, dicevo, guarda, no, io faccio questa serata perché non volevo che, sai, se poi la comunicazione arriva, dice uno chef, un amico chef, perché non mi hai invitato? E io non avrei mai pensato 10 anni fa di portare più di 25 chef stellati in autentica. Noi ci ha fermato il Covid, quando abbiamo chiuso la domenica, il lunedì doveva venire Heinz Beck. Infatti lui mi chiamava, Franco, io voglio venire, Enzi ci hanno chiuso. L'accento di Heinz Beck, lui voleva per forza venire, io vengo perché abbiamo preso gli impegni con i tuoi clienti. Ho detto, no Enzi, quella abbiamo chiuso. Quindi riprenderemo, spero, autentica stellata. E chiudo con Francesco dicendo che Francesco, ci siamo fatti, dopo quella intervista di Valentina Sant'Anastasia, fatto una passeggiata nel centro storico, gli ho fatto vedere questo router, perché io sono andato in un router, era disabilitato da 25 anni, e ho detto, io qui voglio fare la mia pizzeria. E abbiamo iniziato a ragionare su come farla e come chiamarla, perché io avevo rispetto tanto della pizzeria di mio padre, perché nello stesso posto, in un paesino, c'era la pizzeria di Stefano Pepe, mio padre, che non c'era più, io non potevo andare lì e creare Franco Pepe. E volevo trattenere però il mio cognome, il certo. Pepe, no? La tradizione, volevi la che continuità. Comunque ci fosse. E lui ci ha ragionato. Sì, in effetti è stato un lavoro abbastanza importante, perché ovviamente replicare o comunque dar vita a quello che doveva essere un'identità per un progetto così complesso non è stata semplice come soluzione, come lavoro. Devo dire, quando ho visto il rudere effettivamente mi sono preoccupato, perché comunque stiamo parlando di un piccolissimo centro, Caiazzo, certo. Franco usciva e devo dire effettivamente è stato un supereroe, come il tema della sì, assolutamente. Vuole oggi. Ha fatto una scelta molto importante, una scelta azzardata, perché lui parlava di debiti, effettivamente andare a lavorare su un progetto come quello, in un locale come quello grande, per un piccolissimo centro è stato veramente un azzardo. Ovviamente il tempo gli ha dato ragione e ne siamo tutti quanti più che lieti. Il lavoro che c'è stato dietro di comunicazione, ovviamente Franco diceva io volevo mantenere il mio nome e quindi il gioco di parole su Pepe in Grani, appunto il nome della pizzeria, è uscito proprio dal fatto che Franco ovviamente lavorando con materie prime quali il grano e avendo diciamo all'interno di quella struttura riversato quello che in qualche modo non era riuscito a far uscire fuori all'interno della vecchia pizzeria del padre, era questo lavoro grosso di, appunto, oltre che promozione della pizza, di ricerca e voglia di accoglienza, quindi la possibilità di stratificare all'interno di questa struttura la pizzeria, il suo banco di ricerca e le 3 camere che in effetti avrebbero dovuto accogliere le persone e che poi studiammo come logica, facemmo diventare la finestra sul territorio, perché sostanzialmente il lavoro è servito a questo, a far conoscere il suo territorio,
a tessere tutta una serie di relazioni importantissime con i produttori, e poi ovviamente è stato un lavoro che ci è stato riconosciuto, perché di fatto è diventato quasi un modello per le pizzerie. Oggi andarsi a ricercare la materia prima è all'ordine del giorno, le pizzerie hanno ovviamente bisogno e un grandissimo livello di attenzione nei confronti della materia prima. Diciamo che appunto questa diversa stratificazione erano i famosi grani di pepe che hanno dato poi vita al nome. Nella poi in quotidianità Franco ovviamente ha ampliato un po' tutti quanti i suoi ambienti, è nata appunto la sala autentica che giustamente diceva Franco mi ha un po' rimesso al banco, ma io dico credo abbia avvicinato Franco anche alle persone che comunque si siedono con lui, perché di fatto è diventato un momento di relazione importante. Quello che in effetti prima era l'accoglienza, ora è diventato un momento di relazione diretto con le persone che si possono sedere al tavolo. Da autentica ovviamente poi sono nate tutta quanta una serie di cose e siamo arrivati al progetto Proxima, che è diventato il momento della... Proxima, tra l'altro c'è sempre questo latinismo, no? Autentica, Proxima, il latino indica sempre un'evoluzione, chi è che mi vuole sì, rispondere? Il latino è, diciamo che è venuto un po' per riorganizzare tutto il sistema. Franco ovviamente aveva una serie di consulenze, a un certo punto ci siamo detti facciamo che il sistema interno di comunicazione parla in una determinata maniera, quindi abbiamo Pepe in Grani che è la struttura madre di Caiazzo, e poi abbiamo appunto Autentica e Proxima come elementi che fanno capo comunque a te, non sono direttamente legati al progetto Pepe in Grani se non solo per la questione esperienziale. Allora utilizziamo questi latinismi, diciamo è un gioco più che altro nostro di organizzazione. Poi invece le consulenze restano Franco Pepe da certo, e appunto certo. Dove si trova anche la filiale, in effetti poi non fa capo direttamente al progetto di esportazione di Franco dell'esperienza, però è comunque direttamente correlata a lui. Senti, qual è stata la sfida più grande per te, cioè proprio dal tuo punto di vista come comunicatore, designer? Perché comunque appunto prima di personaggi come Franco la pizza era ancora avvolta da tanto folklore, no? Quindi anche questa immagine così pulita, sobria, elegante allo stesso tempo era nuova per la pizza. Guarda, quello che ci ha colpito di Franco è che ovviamente fin da subito era uscita appunto una figura totalmente differente da quello che è appunto il concetto classico folcloristico del pizzaiolo. Sì. Franco ha sempre pensato, ha ragionato sulla pizza in maniera differente. Quello che ci aveva colpito era appunto il discorso della ricerca. Fino al 2012 noi le persone con le quali avevamo discusso veramente si contavano sulle dita di una mano, ma probabilmente due o tre. Franco è stata la prima persona a parlare di ricerca ed è una cosa che ci ha colpito tantissimo, perché in effetti già stava guardando avanti rispetto a quello che sarebbe stato tutto un lavoro che poi è nato anche con i mulini, un lavoro tecnologico, un qualcosa che in effetti facesse capire realmente qual era il prodotto che stava utilizzando, quali erano le differenze fra anche la manipolazione stessa del prodotto in diversi momenti dell'anno, ma parliamo anche giornalmente, tutta una serie di cose che in effetti lo rendevano molto molto attento, e questa cosa ci aveva stimolato. Abbiamo, diciamo, al di là del nome, che ovviamente lascia un po' il tempo che trova, perché di fatto il lavoro sul naming poteva essere un po' anche diverso, avrebbe comunque identificato Franco. È stato tutto il percorso di comunicazione che in qualche modo ha identificato, perché come dicevi tu giustamente è stato abbastanza pulito nella, sì, nella comunicazione, misurato. Noi abbiamo sempre cercato di parlare di Franco facendo uscire fuori quelle che erano le sue intenzioni, quelle che erano il suo livello di attenzione, anche maniacale alle volte, rispetto a prodotto, servizio. È giusto così, però. Più che giusto, assolutamente. Però queste cose dovevano uscire fuori in qualche modo. E quindi, certo, diciamo, la comunicazione è sempre stata abbastanza misurata. Abbiamo cercato di mettere a sistema quelle che erano poi le sue idee, alle volte empiriche, su determinate cose, ma sostanzialmente è stato più un lavoro di pulizia rispetto a tutto il mare magnum di esperienze di Franco. Certo, ero curiosa di sapere se vi ricordate la prima volta che avete aperto, com'è stata anche la risposta della gente di Caiazzo.
La risposta di Caiazzo è stata ovviamente, sai, Franco uscendo, era già noto come pizzaiolo, uscendo ovviamente dalla pizzeria del padre, è stata comunque, diciamo, più che altro di curiosità all'inizio per cercare di capire che cosa avesse fatto. Devo essere onesto, lo dico. Tutti hanno detto che chiudevo dopo 15 giorni. No, esatto, perché spesso si è un po', sai, il nemo profeta in patria è sempre valido, no? Esatto. E quindi volevo un po' capire le reazioni. La struttura, per chi c'è stato e ha avuto la fortuna di andare da Franco a mangiare la pizza, effettivamente è importante per un luogo come Caiazzo. Ma quindi... guarda, io ti dico solo una cosa, che io sono stato abbandonato da tutti. Cioè, io avevo, quando avevo deciso di prendere questo rutero, avevo un pretendente socio che finanziatore, lo portai a vedere, non avevo le chiavi del rutero, lo portai a una casa lì vicino, aprimmi la finestra e feci vedere il rutero e lui disse: no, ma chi ci viene qua giù a mangiare la pizza? E se ne andò. Solo 14.000 persone voglio dire, al mese. Voglio dire, poi ritorna dopo 2 o 3 anni. Però voglio dire, è stata una grande sfida, nessuno credeva. Sì, in, ma io lo racconto pure ai ragazzi, io quando lavoravo ancora negli ultimi mesi fuori dalla pizzeria con i miei fratelli lì, che ancora è attiva, io a mezzanotte finivo di lavorare dalla pizzeria di mio fratello, andavo lì, non c'era nemmeno l'energia elettrica, mi mettevo in questo rutere, mi mettevo seduto e io vedevo girare i camerieri, cioè l'idea mia era che io la vedevo già la pizzeria nel rutere, quindi è quella che oggi è Pepin Grande. Hai avuto una visione che poi è diventata realtà assolutamente. Senti, l'abbiamo un po' accennato prima, però è molto importante per te e secondo me un po' per tutti il tema della formazione. Certo. Perché giustamente tu dicevi, con Proxima io porto un'esperienza, quindi non replico il prodotto, ma replico l'esperienza, per far sì che l'esperienza sia proprio la stessa che tu puoi provare a Pepe in Grani ci vuole tanta formazione del personale. Però c'è anche un po', ne parlavamo anche ieri tra di noi, un buco, no, nella formazione. All'alberghiero, per esempio, non c'è un percorso sulla panificazione, su chi vuole diventare pizzaiolo. Io dal 2015 sto raccontando questa cosa pure alle istituzioni. Dal 2015 mi sono confrontato con l'ambasciatore del gusto, con il ministro Martina, 10 giorni fa con Patuanelli e con altri, e io l'ho fatto presente questa cosa, perché al di là che in questo momento storico la ristorazione soffre per reperire un po' professionalità, certo. Okay? Però c'è una grande riflessione, la pizzeria l'ha sempre avuto, cioè il pizzaiolo, dove esiste una scuola di formazione istituzionale, istituzionalizzata, certo, no, di associazioni, sì, 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 o di mulini eccetera, dove esiste una scuola di formazione istituzionale? Allora io mi chiedo, poiché io sono un ex insegnante di educazione fisica, quindi sono entrato, esatto, negli ultimi anni negli alberghieri e capivo un po' la situazione. In realtà gli ultimi 2 anni sono stato all'alberghiero di Pedemonte Matese e cercavo di entrare nelle cucine, di intrufolarmi per capire. C'è un problema lì, perché nell'alberghiero c'è il percorso di sala, cucina, accoglienza, ma perché non creare pure le basi per fare un corso di pizzaioli, di panificatori, voglio dire, manca ed è importante, perché ci mette in condizione a noi che invece di seguire i nostri progetti dobbiamo iniziare a formare da zero, e questa è una cosa importante, ci tolgono, certo, tempo. Invece accogliere un ragazzo che ha le basi diciamo delle basi generali di un percorso di panificazione, di pizzaiolo dall'alberghiero, e poi portarlo a perfezionarlo sul tuo percorso, è per noi molto più semplice. Sai quante proxime mi chiedono, ma io non le faccio, perché oltretutto io ho detto non deve essere un franchising, ma la difficoltà è proprio la formazione. Io sul Lavello, con un gruppo di 5 ragazzi che ho formato e stanno lì al Lavello, ho iniziato più di un anno fa e non è facile, cioè non è facile formare. Allora perché è assente l'istituzione, soprattutto quella che forma i ragazzi, come un percorso alberghiero? La formazione è una cosa importantissima. In Italia la pizza, voglio dire, un sapere anche da tutelare. Noi avremmo evitato che i mulini dovevano colorare i sacchi di colore per dire quando vuoi fare la pizza, allora scegli la rossa, la verde, la gialla, perché molti pizzaioli non conoscono la farina che sta nel sacco. Quindi voglio dire, poi ci chiedono di portare i pizzaioli in tutto il mondo, sti ragazzi, perché deve... Il ruolo del pizzaiolo, il lavoro del pizzaiolo a volte viene detto un lavoro di ripiego, perché non è riconosciuto. Cioè io provocatoriamente nel 2015, quando affrontai il ministro Martini, dissi
mi considero uno dei bravi, più bravi pizzaioli, però non c'è scritto da nessuna parte, cioè io ho un diploma ISEF, ho una specializzazione sul sostegno, ma non c'è scritto da nessuna parte che sono un pizzaiolo. Allora, per ridare dignità a questa figura bisogna creare nelle scuole istituzionali, non far sborsare ai genitori soldi per portare da Pinco Pallino eccetera e fare un corso di formazione e agli immigrati dopo gli dicono utilizza questa farina, utilizza questo prodotto. In realtà bisogna avere la libertà di potersi formare nel modo giusto e quindi per me va inserita nel corso, io sto spingendo per questa cosa con i ministri, all'interno del percorso di formazione degli alberghieri il corso di pizzaiolo. Speriamo, perché sarebbe veramente, no, una grande cosa. Qui in sala io vedo dei ragazzi, c'è qualcuno che vuole fare il pizzaiolo? Alzate la mano. No. Ma pure perché oggi, ascolta, ce l'ho rinunciato, troppa fatica. Oggi noi con altri miei colleghi abbiamo alzato l'asticella soprattutto su un prodotto dove non è considerato solo buono o non buono. Quando prima la pizza dice buona o non buona, oggi parliamo di sano. Per parlare di sano io ho dovuto creare un team, al di là delle mie conoscenze per i percorsi di studio che ho fatto, però ho detto voglio creare un team dove c'è l'agronomo, la biologa nutrizionista, c'è la dottoressa Milena Peretazzone, dove 4 anni fa, quando mi hanno insignito questo riconoscimento di ambasciatore della dieta mediterranea, poiché mi hanno dato questo premio, ho detto io lo voglio mettere praticamente in atto. Perché? Sì. Perché la pizza è stata sempre considerata uno sgarro all'alimentazione, uno strappo alla regola, perché andiamoci a lavorare. E abbiamo creato questo piccolo menù funzionale dove abbiamo estrapolato e lavorato su 13-14 pizze e siamo andati a lavorare bene sugli equilibri di proteine, carboidrati e lipidi. Abbiamo capito che l'acquisizione delle fibre doveva essere ottenuta attraverso un extra piatto e non mettere sulla pizza che esce dal forno a 400 gradi e a una temperatura di 110 gradi. Che in 60-90 secondi, quando esce dal forno, ti dà una temperatura di 110 gradi, puoi avere uno shock termico e abbassare i valori nutrizionali di qualsiasi erbe spontanee che tu metti sulla pizza. E poi abbiamo ragionato sui carboidrati assoluti del cornicione, dove molti sbagliano a conservarli e mangiarli da solo, ma mangi solo carboidrati assoluti. E quindi abbiamo creato una biologa nutrizionista, un dressing che va a equilibrare gli aspetti nutrizionali dei carboidrati assoluti del cornicione. Tu vai a intingere il cornicione nel dressing e te lo mangi. Quindi voglio dire, sì, per parlare di sano, e oggi parliamo di sano, che cosa ci vuole? Ci vuole una formazione. Cioè, dobbiamo guardare alle nuove generazioni di pizzaioli, quindi iniziamo a formarli nelle scuole istituzionali. Assolutamente, questo sarebbe proprio bellissimo. Speriamo che ascoltino il tuo appello le varie istituzioni e il ministro. Senti, tra l'altro tu hai parlato del menù funzionale e mi ricordo che avevi raccontato che per metterlo a punto avevi fatto anche uno studio di quelli che erano gli scarti, no? Avevi studiato quanto cornicione, sì, viene lasciato, anche allora, per capire la misura, no? No, avevamo fatto, sì, parlando di sostenibilità, esatto. Allora, noi abbiamo fatto questo lavoro di studio sul cornicione. Da me il cornicione si mangia pure, però io prendevamo delle serate, conservavamo tutti i pezzetti dei cornicioni e poi li pesavamo. E da me che si mangia l'impasto il 10% della serata, noi facciamo per esempio 600 pizze, il peso di 60 pizze andava a cestinare. Quindi, capite lo spreco, lo ha studiato. E quindi noi abbiamo creato ridurre, il dressing, no? Sia per due obiettivi, antispreco, esatto, e apporto nutrizionale. E questa è una cosa importante. Tra l'altro anche in prossima l'aspetto della sostenibilità, no, è molto, sì, importante. Ma noi guardiamo tutti gli aspetti, ma io ti ho detto pure la sala, no? L'esperienza di sala. Assolutamente. Guarda, stamattina Michele è lì presente, c'è una fotografia, ci hanno comunicato da Caiazzo che degli ospiti stranieri hanno rimasto una lettera lì sopra, in camera, perché hanno dormito da noi, e hanno rimasto una mancia per i ragazzi di sala per come sono stati serviti. Cioè, sono andati via senza consigliare, sono rimasto in questa camera. E lì ne parlavamo prima in auto, arrivando qua, ho detto questi sono i segnali importanti, quando spontaneamente, cioè tu è andata alla ditta di pulizia, ha trovato questa lettera con i ringraziamenti di come sono stati serviti da Pepingrani, e per me... Beh, fantastico. E queste sono le verifiche. È il vero vere. Riconoscimento questo, assolutamente. Quindi prossima è...
è una tutela su tutto quello che ho fatto, Marino Sano. Cioè, sì. Voglio dire, io dovevo tutelare questo e dovevo mettere in condizione mio figlio, i miei figli, Stefano, e i ragazzi che ho formato, che sono più di 40 ragazzi, che se vogliono andare nel mondo, loro, io sono un po' stanco, allora, possono andarci. Li hai messi in grado, insomma. Gli ho creato questo contenitore, questo giocattolo dove posso andare a giocare nel mondo e dialogare con tutti. Beh, un bel giocattolo direi, no? Senti, io vorrei solo, visto che il tema è quello dei supereroi, abbiamo detto lui è un supereroe ante litteram perché ha fatto, insomma, hai affrontato tante sfide nel deserto e nel borgo un po' dimenticato, hai portato tanta gente, però sei stato davvero anche un grande eroe durante la pandemia con il lockdown. Ti sei dato anche da fare per il sociale, no? Hai collaborato comunque con un'associazione, avevi tanti prodotti, hai iniziato a fare biscotti, pizze che hai dato i senza tetto, e questo, insomma, ma ti è valso, guarda, anche un riconoscimento, per la seconda volta Cavaliere al Merito della Repubblica. Allora, fare un applauso, no, perché è già il secondo riconoscimento. Voglio precisare questa cosa e ne approfitto pubblicamente. Di solito quando si fa qualcosa non si deve mai comunicare. Io non l'ho mai fatto, l'ho fatto sempre nella mia vita. Durante il lockdown c'era una situazione particolare. Io mi sono trovato in pizzeria, io vivo in pizzeria, con tre ragazzi dei 43, due egiziani e uno un russo, che sono ragazzi che lavorano con me, dove abbiamo condiviso la pizzeria per tutto il lockdown, dalla mattina alla sera. Poi loro andavano a dormire perché erano vicino alla pizzeria, abitavano. E questa è una cosa importante. Noi ci siamo posti il problema della materia prima che dovevamo smaltire, perché noi ci hanno chiuso all'improvviso. Noi allora all'inizio abbiamo iniziato a creare e a donare. Siamo creati una mappa del centro storico dove c'erano le persone sole, gli anziani, i disabili. Poi io lo dico, ma già collaboravo con gruppi come che si occupano di Colosciale, della stazione di Caserta, eccetera. Ma ho fatto tanto. Perché ci ho messo la faccia? Perché è arrivato un'altra richiesta dall'ospedale civile di Caserta. Noi sappiamo la sanità come al sud, e mi hanno dato un nominativo di una dottoressa che ho conosciuto dopo il lockdown, che stava in prima linea e non avevano le mascherine, i presidi sanitari più semplici per entrare in sale di rianimazione. Allora io lì da solo non riuscivo a fare tutto. Allora ho creato prima una sinergia, cioè un gruppo con i miei produttori, poi ci ho messo la faccia e allora siamo riusciti ad arrivare a degli obiettivi importanti. Abbiamo donato un ventilatore polmonare, abbiamo regolato tantissimo. Abbiamo donato tantissimo all'ospedale. Conoscendo la sanità, non ho donato i soldi. Io ho comprato e ho donato. E non è stato nemmeno semplice donare. Quindi per me è stato un impegno forte, dove lì da solo, in pizzeria, quando tutti avevamo paura, ho dovuto chiedere aiuto e ci ho messo la faccia. Solo per questo si è saputo. E poi non so nemmeno come l'abbia saputo il Presidente, però voglio dire, io ci ho messo la faccia perché era importante raggiungere degli obiettivi più alti. Non era tanto creare, donare, era solo il problema di dare una pizza a qualcuno, un piatto caldo a qualcuno. C'erano degli obiettivi diversi, che solo facendo rete, quando parliamo di team, certo, solo facendo rete si possono raggiungere degli obiettivi. Di rete, di sistema virtuoso, devo dire che poi alla fine... l'ultima domandina un po' provocatoria, no. Hanno ancora valore le classifiche? Perché di fronte a questi gesti, cosa? Fulvio, vuoi dire qualcosa? Vai, potete... Scusate, tolgo la mascherina sotto. Bene. Le classifiche servono a chi servono . E chi vuol capire capisce. C'è una cosa però che manca veramente, non è tanto... Lui ha detto una cosa verissima e giustissima dal punto di vista, io mi occupo di marketing e di comunicazione. Lui ha detto ci ho dovuto mettere la faccia, perché io sono Franco Pepe e volente o nolente sei Franco Pepe. E quindi ci ho messo la faccia e questa cosa è stata riconosciuta. Il pizzaiolo non esiste, è un signore che fa la pizza là dietro. Come una volta non esisteva il cuoco, che era un signore che girava la pentola là dietro. Fino a quando non faremo, e non lo faremo così, un master chef, Master Pizza o chiamatelo come volete, fino a quando non prenderemo la figura dei pizzaioli, ma non come eroi, che per carità siamo tutti eroi quando facciamo delle cose come le tue soprattutto, ma
come dei punti di riferimento per migliorare quel ruolo, il pizzaiolo rimarrà sempre uno che sta dietro. Bisogna farlo bene, non con le pignatte e in fretta. Va bene, grazie. Allora, il momento di consegnare i premi di Food Expo, che sono riservati a voi per questa edizione. Con Riccardo adesso ve li consegniamo, così facciamo anche una foto di rito a Franco, Maria Rosaria e Francesco. Vediamo un po' se riusciamo a fare una foto. Sì. Grazie anche a voi. Ovviamente in sala vi dico di restare seduti, perché pochissimi minuti inizieremo a parlare nuovamente di formazione, di turismo e del progetto Staycation con l'assessore regionale Sebastiano Leo. Quindi insomma un paio di minuti e si comincia.